Vent'anni fa nasceva una realtà destinata a trasformare vite e comunità. Una realtà fondata sulla solidarietà, sul prendersi cura, sull'ascolto e sull'inclusione al servizio dei più fragili. Questa realtà è la cooperativa Diaconia. Siamo partiti dall'ascolto dei più bisognosi, contribuendo all'apertura e alla gestione dei 9 centri di ascolto Caritas presenti in tutto il territorio della diocesi. I centri di ascolto sono nati come un'opera segno per le persone che vivono a Frosinone. Diaconia è l'ente gestore dei progetti che possiamo fare come Caritas. Il nostro scopo è quello di un accompagnamento. Allora, ascolto, discernimento e accompagnamento. Sono tre fasi di uno stesso percorso in cui si ha la necessità di risolvere. E noi abbiamo, il primo compito è quello di metterlo proprio a loro agio, capire come poter essere vicini, prossimo, perché poi è questo la Caritas, quindi dice di mettere al centro la persona e di poterla aiutare con una rete intorno, perché noi lavoriamo anche con una rete e per cui ci relazioniamo con i servizi sociali, per esempio, ma anche con altri enti presenti sul territorio che ci può essere dietro. Faccio un esempio: una problematica di dipendenza, una problematica psichiatrica, di malessere, per cui noi relazioniamo, agevoliamo questo percorso verso gli enti locali. Antonio è una persona che vive a Frosinone adesso, ha 2 figli e viene da un passato insomma non legale. Lui, dopo che ha scontato la sua pena, voleva uscirne, non voleva più, ha una famiglia, ha 2 figli, per cui noi, dopo una conoscenza primaria, no, è un discernimento, perché il nostro compito è proprio quello di capire come possiamo aiutarli, la conoscenza, l'ascolto, ma poi capire. Solo come prima cosa gli abbiamo fatto fare un tirocinio, una borsa di lavoro sarebbe, e ci è andato a fare 6 mesi, anche con un stipendio non molto alto, però ha imparato il lavoro, si è fatto apprezzare per quello che ha fatto e in questo momento sta lavorando con questa ditta. È una falegnameria, cioè noi diamo quello che si può dire l'inizio di un percorso. Non siamo capaci di noi di far cambiare la mente, è una persona che vuole cambiare. Noi poi non diamo l'assistenza come fino assistenziale, dobbiamo cercare di far uscire fuori le risorse delle persone che si trovano in difficoltà. Ma l'ascolto serve proprio a questo, a dare il coraggio alle persone di poter cambiare. Il secondo passo è legato al valore della solidarietà, con l'avvio nel 2005 della prima bottega del commercio equo e solidale della provincia di Frosinone. La bottega equa nasce nel 2005 ed è la prima attività di Diaconia, il primo punto vendita a Frosinone di commercio equo e solidale, e nasce fondamentalmente per promuovere i valori della giustizia sociale e della persona, per promuovere anche quello che è stato il gemellaggio della diocesi di Frosinone Vario il Fiorentino con una diocesi del Ruanda, nella diocesi di Nyundo, per poter portare aiuto alla popolazione ruandese con il progetto di adozione a distanza scolastico in Ruanda. Abbiamo sviluppato diverse attività di sostegno sia alla popolazione e anche attività sanitarie con dei gruppi di medici che si alternano nei centri sanitari della diocesi di Nyundo, e soprattutto attraverso l'artigianato prodotto dagli artigiani ruandesi. Abbiamo dato la possibilità a bambini delle scuole elementari e bambini delle scuole secondarie, delle scuole superiori, di proseguire il loro percorso scolastico. È un'esperienza sicuramente che si cala in un contesto sociale molto difficile, che è quello del genocidio del 94, e quindi proprio il nostro progetto è un progetto comunque di promozione della pace e della giustizia sociale, dove comunque rientra appieno quello che è lo spirito del contesto
commercio solidale della bottega di Frosinone. Allora, un episodio particolare, quello che di un ultimo viaggio che abbiamo fatto 2 anni fa con una delegazione di medici, dove avevamo bisogno di alcuni farmaci in Ruanda, ci siamo recati in farmacia e abbiamo trovato un ragazzo che appunto faceva il farmacista. Questo ragazzo ci ha detto: ma io vi conosco. E allora, parlando, gli abbiamo chiesto come faceva a conoscerci e ha detto: io ho studiato con il vostro progetto di sostegno scolastico a distanza. E quindi lì abbiamo colto veramente il risultato e il riscatto anche sociale di un ragazzo giovanissimo comunque che era diventato farmacista e che lavorava e che aveva comunque avuto la possibilità di un futuro diverso. Uno dei motivi perché è nata proprio la bottega equa, salvaguardia anche dell'ambiente, un tema anche che a Diagonia è molto caro. Se pensiamo all'esperienza della fattoria vetuscolana, dove vengono prodotti dei prodotti a chilometro zero, dando anche la sostenibilità e il lavoro a persone che hanno delle difficoltà di inserirsi socialmente. Il terzo passo è legato alla parola accoglienza. Dal 2011 Diagonia è un modello di riferimento per i progetti di accoglienza di migranti in fuga dal proprio paese. Oggi collaboriamo con le prefetture di Frosinone e Latina e con molti comuni delle province di Frosinone e Latina per garantire percorsi di integrazione a chi arriva in Italia. Grazie al lavoro dei nostri operatori, dei progetti CAS e SAI, sono tante le storie positive che possiamo raccontare. Io mi chiamo Mahmoud Abdulmajid, vengo dalla Somalia e ho 23 anni, sono in Italia da 3 anni e mezzo. La mia famiglia sta in Somalia, ho 2 fratelli, una sorella e mia mamma. Mi trovo bene e mi piace l'Italia. Da quando sono arrivato in Italia mi è piaciuto la cultura, è benissima veramente, perché ci hanno dato tante opportunità, tante possibilità di conoscere la lingua, di imparare qualcosa, di integrare, quindi mi trovo benissimo. Ho fatto terza media e anche ho fatto un corso ristorazione, pizzeria, pizza insieme. Vabbè, anche ho lavorato cameriere, mi ha sopportato tanto. All'inizio mi hanno accolto, mi hanno dato una casa. Condivido con gli altri, vivo ad Aladri e ho cercato di proprio fare qualcosa. Ho preso la patente, ora sto seguendo un corso con Adecco tramite Diagonia, quindi mi trovo bene. Vorrei fare l'assistenza sociale, aiutare con le persone che abbia bisogno, tipo quelli anziani, i ragazzi, i giovani, qualunque che bisogna aiutare. Il torneo, abbiamo partecipato un torneo, 2 tornei anzi, una calcio 5 e una calcio 8, a Patrica e ad Aladri. È andato bene perché non abbiamo perso tante partite, abbiamo vinto quasi 10 partite e abbiamo avuto una, siamo andati ad Arrabbiatrica per partecipare alla finale, no? E lì abbiamo finto anche qualche partita, abbiamo barreggiata. Si chiamava la squadra Diagonia, da paesi diversi, quindi tra di noi parliamo l'italiano, è l'unica lingua che possiamo proprio comunicarle. Quindi io non ho parola di Diagonia, perché Diagonia è una società che aiuta chi vuole aiutare. Gli operatori sanno il loro dovere, ti aiutano il più possibile, il primo possibile, cercano di farti di integrare. Prendersi cura dell'altro è un'altra delle nostre missioni. Lo facciamo partendo dai più fragili, i nostri anziani. Dal 2011 gestiamo la casa di riposo Don Luigi e Carolina Scaccia a Veroli e dal 2019 abbiamo inaugurato la comunità alloggio Casa della Fraternità, sempre a Veroli. Qui nonne e nonni vengono accuditi con l'amore di una comunità che si fa famiglia tra sorrisi, abbracci e affetto. Operatori sanitari sono per noi degli amici, perché loro trattano a noi
come riusciamo nel miglior modo. Mi trovo molto bene e non lo cambierei con nessun altro posto. E qui noi possiamo essere visitati dagli amici. Ecco, come adesso è venuta la mia amica che ha portato il cagnolino, ci danno da fare per noi, per farci nel miglior modo essere contenti. Facciamo delle attività extra, facciamo una volta alla settimana la pizza, facciamo la pasta, la sfoglia, i gnocchi, piantiamo l'insalatina, dipingiamo. Io dipingo qualche quadretto che sta dentro, prima di stare a casa. Il rapporto che abbiamo con i nostri ospiti è basato sul dialogo quotidiano, non è un rapporto basato esclusivamente sulla pura assistenza o sul far sì che stiano soltanto bene dal punto di vista fisico. Anche il lato umano è molto importante e fa parte, secondo noi, del processo di benessere che cerchiamo di raggiungere insieme a loro e alle loro famiglie. Nelle nostre residenze c'è un clima estremamente familiare, si riesce a instaurare con tutti gli ospiti un rapporto di fiducia, cerchiamo di agevolare anche i processi di socializzazione tra tutti gli ospiti. Negli anni abbiamo notato che si vengono a creare dei rapporti interpersonali di vero e proprio affetto, per cui anche poi tra le famiglie ci sono delle relazioni o comunque dei contatti che durano anche al di fuori della struttura. E siamo in contatto ancora con delle famiglie di ospiti che ci hanno lasciati, che ci vengono a trovare a Natale, che ci mandano degli auguri o che semplicemente ci chiamano per un saluto e per sapere come stiamo. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono e abbiamo lasciato qualcosa di positivo a chi è stato con noi. Inclusione è la parola che completa il nostro percorso lungo 20 anni. Per noi significa offrire l'opportunità a persone con disabilità di raggiungere l'autonomia possibile con i nostri servizi, in collaborazione con il distretto sociale B di Frosinone ed in collaborazione con altre realtà del terzo settore. La Casa dell'Amicizia nasce come centro diurno, piano piano diventa un centro che inizia a dare un servizio completo da lunedì a venerdì. In questi anni la Casa dell'Amicizia si evolve nelle proprie attività perché prende come obiettivo fondamentale quello dell'autonomia. Il beneficiario che frequenta il centro deve diventare sempre più autonomo nelle attività quotidiane, esplorandosi anche attraverso l'arte, lo sport e tutte quelle attività di gruppo che fanno migliorare giornalmente. Creiamo delle relazioni umane. È da 3 anni che il distretto ci ha dato questo compito, inizialmente sperimentale nel territorio della provincia di Frosinone, di attivare l'attività residenziale con il Dopo di Noi, dove una settimana i nostri beneficiari riescono a vivere in gruppo da lunedì a sabato mattina, riuscendo a condividere tutte le parti della giornata e anche il pomeriggio, la notte. E, è bello perché i ragazzi inizialmente non sapevano come svolgere queste attività fuori di casa. Piano piano sono maturati, sono diventati indipendenti e in gruppo insieme con gli operatori sono riusciti senza timori a vivere una settimana da lunedì a sabato mattina piena di attività, piena anche di difficoltà che sono state affrontate. Oggi la sera a volte si va al cinema, a volte si fanno le passeggiate, si va in pizzeria. Tutte queste piccole cose che oggi facciamo sono comunque dei grandi traguardi perché ci sono voluti comunque settimane e mesi di lavoro. Molti ragazzi inizialmente avevano anche timore di dormire una notte sola lontani da casa, mentre oggi quando si sta insieme c'è un fermento, un'attività collettiva così colorata e divertente che oggi riusciamo a superare insieme ogni difficoltà. Vengo al centro 2 anni.
faccio attività Kenzizio. Kenzizio è il combattiamo con le spade. Mi scarica un po', mi diverto, la facciamo due volte alla settimana. Ogni tanto cucino anch'io e preparo il sugo, preparo l'insalata. Io partecipo dopo di noi, la sera usciamo, vado al cinema, andiamo a bowling e quando abbiamo finito torniamo qua. Io stavo in cameretta con Alessandro Piazzetta, un altro migliore amico, perché mi piace stare sempre con gli amici, dividiamo i compiti. Vengo da 2 anni, mi trovo molto bene perché gli operatori che stanno qua sono simpaticissimi. Poi facciamo molte attività bellissime come il kenjitsu, ci mettiamo ogni tanto, ci puliamo i tavoli, apparecchiamo, siamo in cucina. L'amicizia è nata con un altro ragazzo di Bovillo che si chiama Buccitti. Il martedì ripostiamo con un progetto con Nadia che si chiama Calypso, che è un progetto in cui impara a comportarci bene, a vestirci bene, a lavarci. Dobbiamo stare presentati anche ad altre persone che non conosciamo. Venerdì faccio il giornale. L'ultimo attivo che ho scelto che parlava è del Kijitsu. Il progetto dopo di noi è un progetto che noi facciamo una settimana al mese, in cui siamo una settimana qua alla casa dell'amicizia, dove dormiamo, cuciniamo e ci laviamo, cioè è come se noi stessimo a vivere da soli. Qua mi sento come se stessi molto in famiglia, cioè è come se avessi altri parenti in più. Dal 2004 al 2024 Diaconia ha percorso una strada fatta di impegno e amore per il prossimo. 20 anni in cui abbiamo sempre messo al centro la persona. Grazie a tutte le persone che hanno permesso tutto questo. Il viaggio continua, con il cuore pieno di speranza e determinazione.